Ecco la dimostrazione dei secondi nuovi Top Coat Graffiti Effect. Questa volta ho messo su una mano due mani di Ceramic Effect 16 e sull'altra due mani di Ceramic Effect 11. Allora, sul grigio di Ceramic Effect 16 metterò il nuovissimo Top Coat Graffiti Effect 10, che è un fango tortora. E andiamo ad applicarlo. Vedete che come si apre? E come ho fatto prima, sul medio farò una diagonale per farvi vedere che il Top Coat Graffiti Effect può essere usato come nail art. E intanto vado avanti nell'applicazione. Mentre aspettiamo che si apra, procedo col Top Coat Graffiti Effect 9 sul Ceramic Effect 11. Questo è un viola manganese molto bello e molto di moda. Qui faccio metà unghia, così facciamo una creazione nail art. Intanto vedete come lui si sta aprendo come al solito. Dovete sempre tener conto che ogni colore si aprirà in un modo diverso e questa è proprio l'unicità di questo prodotto, che non sapremo mai il risultato finale, quale sarà alla fine. Questo è un effetto molto elegante. Come ho fatto prima, per finire la mia nail art fatta col Top Coat Graffiti Effect, prendo sempre il mio line art e faccio due passate di glitterino tanto per impreziosire l'opera d'arte. Molto facile, vedete? Faccio di qua e lo faccio anche su questo metà unghia. Siccome in questo momento a me piace il finish lucido, finisco tutto col Brilliant 2. Lo sapete già che il graffiti asciuga in men che non si dica, quindi non devo aspettare che asciughi e ci passo sopra il Brilliant 2. Ci sono poi dei colori graffiti come il viola, il numero 9, che passando il lucido finale i colori si illuminano. Non so se in camera vedete la differenza, ma visivamente dal vivo si vede molto. Ecco qui, fatto. Come ho detto prima, vedete che ogni colore si apre diversamente. Sono belli lucidi. Abbiamo due unghie fatte a nail art, proprio per farvi vedere che è possibile creare dei look diversi.
Ed ecco il risultato finale.